Quanto ricordi dei libri che hai letto? Non molto, suppongo, vero? Beh, immagina se ci fosse un'app che ti fa ricordare tutto quello che leggi e che puoi usare nei momenti di pausa invece che guardare bei ragazzi o belle ragazze su Instagram e che fa pure i piatti al posto tuo. Beh, sarebbe figo! Ok, in realtà i piatti non li fa, ma ti aiuta sicuramente a ricordare i libri che leggi, sia quelli fisici che gli ebook. Quest'app si chiama Readwise e per me è geniale. Come funziona Readwise? Diciamo che hai sottolineato varie parti importanti su ebook, sul tuo Kindle o su vari libri cartacei. Puoi quindi salvare quelle parti su Readwise che alla fine avrà un elenco di tutte le sottolineature di tutti i tuoi libri. A questo punto Readwise ogni giorno ti proporrà di leggere alcune di queste sottolineature e rileggendole ripetutamente, beh, te le ricorderai con molta più facilità. Praticamente fa un mix di tutte le tue sottolineature e ogni giorno te ne ripropone un po', così che tu possa ripassare sottolineature di libri che hai letto da poco, ma anche di libri che hai letto da tantissimo tempo e di cui magari, diciamocelo, non ti ricordi molto. Per leggerle giornalmente puoi andare nell'app, magari nei momenti di noia, quei momenti in cui tendenzialmente ci ritroviamo sui social, oppure Readwise ti può mandare un'email giornaliera con le tue sottolineature. L'email, beh, è una semplice email. Invece vorrei mostrarti una cosa molto più interessante, secondo me, che è come funziona l'app e come funziona il ripasso giornaliero che Readwise chiama Daily Review. Siamo quindi su Readwise. Come vedi c'è scritto Daily Review e se ci clicchiamo sopra ci fa vedere la prima sottolineatura che possiamo ripassare di oggi. A questo punto possiamo fare varie cose. Per esempio, se clicchiamo sul cuoricino possiamo salvarla fra i nostri preferiti. Se clicchiamo su Discard qua in basso a sinistra, diciamo a Readwise che non ce la mostri più perché magari non ci piace. Ma se invece clicchiamo su Done, gli abbiamo semplicemente detto l'abbiamo letta, mostracela tu di nuovo quando vuoi. E come vedi qui ci mostra una seconda parte sottolineata, clicchiamo di nuovo su Keep e qua in alto a destra c'è scritto 3 di 11 perché è la terza di oggi. Se clicchiamo su Highlights Feed, qui abbiamo tutte le sottolineature di tutti i nostri libri e possiamo anche scorrerle in questo modo qua. Fra le impostazioni che possiamo fare su profilo, per esempio, possiamo andare su Review Settings. In questo modo gli possiamo dire quante sottolineature, cioè quanti highlights, ci proporrà durante una giornata. Per esempio, in questo momento è settato su 15, ma possiamo fare anche molto meno. Possiamo fare, per esempio, 3. Un'altra cosa che possiamo fare muovendo il cursore di Highlight Recency è quello di dire a Readwise che ci mostri degli highlight, quindi delle sottolineature di libri più vecchi, cioè quindi older, o dei libri più nuovi, newer. Altra cosa, possiamo cliccare su Frequency Tuning e possiamo dirgli quale è la frequenza con cui vogliamo che ci riproponga le sottolineature. E possiamo perfino per ogni libro dire con che frequenza vogliamo che sul singolo libro ci proponga le sottolineature. Magari un particolare libro ci interessa particolarmente, possiamo aumentarne la frequenza. Come importare le parti sottolineate? Ok, tutto molto bello direi tu, ma nella pratica come importo le parti che ho sottolineato dentro Readwise? E il bello è che puoi farlo sia da Kindle sia con i tuoi libri cartacei, sebbene da Kindle sia più semplice. Vediamo prima come funziona con Kindle, perché con Kindle, come sai, puoi sottolineare varie parti di un libro e tutte le tue sottolineature vengono salvate, puoi anche esportarle in un file. Ma per quello che riguarda Readwise, quello che puoi fare è cliccare su Add Highlights e cliccare su Sync. In questo modo tutti i tuoi libri si sincronizzeranno con Readwise. Come vedi, infatti, se vado in Search, per esempio Books, a questo punto posso andare su di un libro, per esempio sul libro Restare in piedi tra le onde del mio socio, il dottor Gennaro Romagnoli, e a questo punto ho tutte le sottolineature che ho fatto. E ovviamente tutte queste parti sottolineate finiscono in automatico, senza far nulla, nel mio ripasso giornaliero, chiamato, come abbiamo già visto, Daily Review. E per i libri cartacei invece, beh, purtroppo per i libri cartacei ci vuole un'operazione in più, in quanto devi andare su Add Highlights e quello che devi fare è cliccare su Add via foto, fare una foto della pagina del libro e quando hai la foto la cosa da fare è dire a Readwise qual è la parte che vuoi sottolineata e a questo punto cliccare su Save Highlight. Eh sì, come vedi è sicuramente più complicato con i libri cartacei che non su Kindle. Infatti io sinceramente adoro la carta, i libri cartacei, il fatto di toccarli, di vederli sulla libreria, però purtroppo
mi rompo a fare questa operazione, quindi di conseguenza leggo principalmente su Kindle, così dopo ho un bel file con tutte le mie sottolineature, ce le ho su Readwise e posso anche ripassarle giornalmente. Quanto costa Readwise? Allora, prima di tutto puoi provare gratuitamente quest'app per 30 giorni e sinceramente te lo consiglio perché così puoi vedere se fa al caso tuo. E dopo questi 30 giorni quanto si paga? Beh, ovviamente prima di tutto ragazzi bisogna dirlo, questo video non è assolutamente sponsorizzato perché ho 4 iscritti al canale al momento in cui sto registrando questo video, però potrebbero essere ben di più se tutti iscrivessi in questo momento. Comunque ci sono due versioni, una di base e una avanzata, e sinceramente ti basta assolutamente quella di base. Quella di base viene $4.99 al mese, che al cambio attuale sono più o meno 4,50 euro al mese. Sì, lo so, stai pensando è un altro servizio ad abbonamento, ho già Netflix, ho già, non lo so, Disney Plus o quello che hai. Lo so, è un altro servizio ad abbonamento, per quello il consiglio è quello di provarlo gratuitamente per 30 giorni, poi vedere se per te vale la pena, perché per me è molto utile, però bisogna anche vedere se lo userai, se diventerà un'abitudine per te usarlo invece che andare sui social. Perché un'altra cosa molto bella di Readwise è che nei momenti di noia in cui, non lo so, sei in coda, sei buttato sul divano che non sai che fare, beh, invece di aprire Instagram, TikTok o quello che è, puoi andare su Readwise e dare un po' di cibo alla tua mente. Ah, fra l'altro, se ti interessa diminuire drasticamente il tempo che passi sui social, ho scoperto un'app gratuita che ha ridotto personalmente il mio tempo su queste app dell'80%. Te ne parlo in questo video, spero di riuscire a metterlo qua, altrimenti in descrizione. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!